Salve, ce ne sono Jack, dicemi che knowledge, benvenuti in questo video di Dark Souls Prepare to Die. Wow, si vede la faccia. Siamo qui con il nostro cavalier cinghiale. E attraversiamo questa coltre di nebbia. Demone capra? Oh mio Dio, il cavalier cinghiale contro il demone capra. Stupido demone capra, aggiungerei. Maledizione, rabbia, cazzo. Quando ero là all'angolo ho premuto X per recuperarmi l'energia. E poi mi sono accorto dopo che in realtà non l'avevo recuperata. Sono finito in questa situazione del cazzo. Affanculo, maledetto stupido demone, cani di merda. Allora, spero che questo oggetto mi aiuti contro le tossine. Lo usiamo. Ok. Madonna, lo disintegro, mi sono messo pure l'umanità. Cazzo. Ok, ho fatto una super stronzata. Forse però in realtà potevo continuare ad attaccarlo. Speravo che si sarebbe destabilizzato. Forse se avessi tenuto la mano, la spada una mano, le cose sarebbero andate diversamente. Ok, ho sprecato un'altra cosa, un'altra umanità. Ma vaffanculo, siccome sono incazzato, maledetto, sono incavolato. Come ho usato quello stupido nemico di merda, maledetto. Torno di nuovo in forma umana, vaffanculo, non me ne frega niente. Dannazione. Allora, eliminiamo sti cazzo di cani. Ok, ora ti faccio vedere io. Stupido demone di merda. Madonna, manco mi proteggo, bastardo. Crepa, 4 colpi. Nemico di merda, vaffanculo. Ah, vabbè. 3 anime ho perso. Una che avevo e 2 per mettere le nuove umanità. Forse addirittura anche di più. Ho trovato semplicemente una chiave. Forse la chiave di là sotto. C'era semplicemente questo demone capra. Questa sottospecie di minotauro brutto. Vabbè. Spero che la chiave serva qua. Lo spero tanto tanto. E vai. Ok. Madonna che liscio. Profondità. Abbiamo raggiunto un vero e proprio nuovo luogo. C'è una cosa molto particolare. Stiamo trovando sempre nemici alla fine più o meno che hanno la stessa forza. Non sono nemici molto forti. Sono semplici non morti che hanno perso il senno. Caratteristici di questo luogo. Questo muro sembra sospetto. Niente. Dicevo,
nemici sono più o meno sempre gli stessi, non è una critica. Anzi, tutt'altro, ma che cazzo? Come ha fatto col... Come ha fatto col... Dicevo, non è una critica, anzi, è una sorta di lode perché inserendo i nemici in maniera strategica e quindi mostrando un'ottima capacità di level design, rendono le aree simultaneamente più difficili, senza il bisogno di inserire necessariamente creature forti in maniera assurda. Sono semplici nemici che da soli non fanno praticamente nulla, ma in combinazione risultano molto pericolosi. Adesso, io conosco quel macellaio, che dovrebbe essere, se non sbaglio, una donna. Mi pare che ne ho sentito parlare in dei video di Sabaku no Maiko. Chissà se mi attacco, se posso proprio parlarle. O parlargli. Madonna, sti cazzo di cani, bastardi. Forza, cane di merda, vieni qua. Maledetto. Oh oh. Ha fatto un attacco caricato. L'equilibrio è veramente una meccanica bellissima. Dove cazzo è volata l'arma? Vabbè. Ho il terrore di venire mangiato. Un nuovo tizzone. Cioè, su Dark Souls 3 erano estremamente di più i mimic rispetto ai normali scrigni. Questa è una cosa a mio parere molto molto brutta del 3. Perché inserire tutti quegli scrigni falsi? Bruttissimo. Lo scrigno è un momento bellissimo nel gioco di ruolo. È quel momento nel quale tu riesci ad ottenere un premio. Il giocatore, colui che porta avanti ovviamente la propria partita, ottiene un premio. Inserendo tutti quegli... Cioè, va bene mettere 13 mimic, però potevi mettere pure... Che cazzo fanno sti cani? Saltano, si ammaccano la testa. Dicevo, potevi mettere anche un bel numero di scrigni normali, che fanno piacere. Ok, sembra che... Ah, no. C'è un luogo che si raggiunge. Allora, calma, calma. Ci stiamo perdendo. Allora, abbiamo il nuovo tizzone. Abbiamo quell'oggetto. You, yes, you. Here, over here. Please, you must help me. Provo ad aiutarti senza ucciderti. Un piromante! Thank you. I would have Piromante! been in trouble without you. Being eaten alive, I shudder to think. I am Laurentius, or the Great Swamp. Sì, un piromante, che bello. Oh, hello there, I'm fine. Tutto qua. Vabbè. Oh, hello, I'm fine. Vabbè, intanto l'abbiamo liberato, insomma. Vediamo se c'è qualcos'altro in giro. Forse no. Sembrerebbe di no. No, vabbè. Abbiamo trovato anche il piromante. Fantastico, fantastico.
No! Aiuto, aiuto! Maledizione. Abbiamo ottenuto un sacco di patate. Ma da dove cazzo è uscito? Ma da dove escono i nemici? Spawnano dal nulla. Cioè, giuro di non aver visto nulla. Dov'è la porta che porta fuori? Lo sapevo che era una trappola. Merda. Merda, merda, mi sta uccidendo. Che schifezza. Ok. Allora. Ok, di qua ci sono. Ci saranno queste schifezze maledette. E non avendo un'arma di tipo fuoco, non credo saremo molto efficienti contro di loro. Tornando da questa parte, vediamo se troviamo l'uscita che ci porta all'altro oggetto. Allora, vediamo un po'. Merda. Non ci sono altre vie? Merda. Tutto qui? Cosa brutta. Va bene, ragazzi. Chiudo qua. Ci vediamo nel prossimo video. Magari torno indietro e do un'occhiata più attenta. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. Ho solo una fiaschetta e boh. Speriamo andrà tutto bene. Saluti da Gaming & Knowledge. Avevamo questa cosa che... Oh mio Dio. Cazzo, stavo per cadere. Oh mio Dio, quante melme. Abbiamo ottenuto lo scudo del ragno. Niente. Sembra siano semplicemente delle fogne e che da questa parte si aveva accesso appunto a quello scudo, ma nient'altro. Mi sa che nel prossimo video non ci resterà che lanciarci di sotto sterminando questo rattone con un colpo solo dall'alto. Sì, mi sa proprio di sì.